Eccoci ragazze con la seconda parte del video, ci sono cosine molto interessanti, quindi vado veloce perché non sono tante, però avrei parole da spendere su questi prodotti. Allora, questo qui è della Ecos, è un detergente viso e mani, è una ricarica da un litro, da 1000 ml quindi, e è con estratto di bardana, che è un antibatterico naturale, è un prodotto eco bio, è certificato ICEA. Allora, mi è piaciuto, aspettate che ricordo l'odore perché, sì, è un odore molto delicato, niente di particolare, non è né agrumato né dolce, una via di mezzo, di un sapone normalissimo. Questo prodotto, questo estratto, la bardana, è un antibatterico naturale che deterge con delicatezza la pelle e dunque ideale per un uso quotidiano. Il prodotto è certificato ICEA, che è l'Istituto per la Certificazione Etica Ambientale ed Ambientale, secondo il disciplinare di Ecobio Cosmesi, e come tale non contiene ingredienti ritenuti potenzialmente pericolosi per la persona e per l'ambiente. Il prodotto inoltre non contiene alcol, sapone alcalini, coloranti, parabeni, fluorosetalone, slash e PEG, delicato con la pelle e delicato con l'ambiente, anche vegan se vi interessa. Questo non mi ricordo cosa costi, però per essere un litro è molto 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 conveniente. Comunque tutti questi prodottini che vi metto nei terminati li trovate nei video di Tigotà di Vuota la Spesa, perché io compro quasi tutto da Tigotà. E quindi essendo un litro costerà 5 euro, 4 euro, 5 euro, e quindi è veramente un ottimo prezzo. Poi vi faccio vedere questo che l'abbiamo utilizzato, cioè me l'avevano regalato, ma sapete che io non uso per il corpo prodotti non certificati e poi non amo particolarmente il bagno schiuma della Bottega Verde. Questo è Bottega Verde, bagno doccia, limone agrumi, l'odore è buonissimo, quello sì, devo dire che è veramente ottimo, l'odore è molto molto buono, con estratto di limoni di Sicilia. Un bagno schiuma, doccia schiuma da 400 ml, 12 mesi dall'apertura alla scadenza, e sì, un doccia schiuma normalissimo, tende a seccare un po' la pelle, secondo me sgrassa molto, dei tentativi forse che non sono molto delicati. Quello di prima vi volevo dire quanto scade, un anno questo dall'apertura, ho guardato perché a volte i certificati durano meno. Poi sempre della Ecos ho utilizzato, che mi è piaciuto molto, questo bagno doccia con estratto di tè verde, succa di aloe vera, eco bio, anche questo certificato ICEA e vegan, 12 mesi dall'apertura, questo è da 500 ml, contiene estratto biologico di tè verde che grazie alle sue proprietà toniche e astringenti regala una piacevole sensazione di freschezza e benessere. Il succo di aloe vera biologico inoltre dalle proprietà idratanti e lenitive rende delicata l'azione detergente. È un prodotto di Eco Bio Cosmesi certificati CEA, vabbè, solita cosa che c'è scritto nell'altro. Questo abbiamo detto che è il tè verde aloe. Qui l'odore è leggermente più fortino, c'ha qualcosa che mi ricorda un po' quelle salviettine là, però insomma non è male, non è eccessivamente forte, comunque l'odore del tè verde secondo me. Anche questo costicchia un po', però sono 500 ml, è il formato del bagno schiuma, è proprio così, non è una ricarica. Poi sempre in merito di prodotti certificati vi faccio vedere di Omia il sapone non sapone, cioè il non sapone di Omia mani e viso. È certificato ICEA, l'odore non me lo ricordo, fatemi sentire, sì, molto delicato, no, è buono, l'odore d'aloe è molto delicato, dolcino. È un detergente fisiologico privo di sapone a base di gel di aloe Barbadensis 1000. Agisce sulla cute del viso e delle mani senza porvi le difese naturali. Io questo qui, ragazze, l'ho utilizzato solo però per le mani, non vi so dire sul viso, perché utilizzando i prodotti di Bisson non uso quasi mai niente sul viso, di che non sia loro, però con le mani mi sono trovata molto bene, non mi ha dato nessun tipo di problema. Poi, come shampoo, mio marito ha finito sempre questo qui all'aloe, vedete, è la stessa linea, Fisio Shampoo eco biologico capelli sani, anche qui si era detto cosa, certificato ICEA, è idratante equilibrante per capelli secchi e cuoio capelluto delicato,
qua dice la stessa cosa, ristabilisce l'equilibrio del cuoio capelluto, dona idratazione e nuova luminosità. E sì, me l'ho usato anch'io qualche volta, devo dire che non è male, mi è piaciuto abbastanza. Poi, sempre di Omia, sempre certificato ICEA, ho finito questo siero viso. Allora, questo siero viso io lo utilizzavo in realtà come se fosse una crema idratante leggera, ovvero davo il siero che mi interessava e questa lo usavo come se, per di sopra, come se fosse una crema da viso, come vi dicevo, molto, molto leggera. È un ecobiologico, è un siero viso ecobiologico, lifting immediato con enzima Q10 all'olio di argan. Praticamente è un fluido idratante e elasticizzante per la pelle del viso e il contorno occhi, si può usare anche come base per il trucco. Infatti io questa la utilizzavo prima della BB cream, dopo aver dato il siero di Bisol, quando non avevo voglia di dare la crema perché era troppo pesantona, e utilizzavo questo siero prima della BB cream o prima del fondo, e devo dire che è molto elasticizzante e fa un effetto appunto lifting immediato. Su quello condivido, mi è piaciuto moltissimo. A 6 mesi da scadenza dall'apertura è 30 ml, ma devo dire che finisce molto velocemente perché questo siero è veramente liquido e ha il push, quindi con un push riuscite a fare tranquillamente tutto il viso. Appena lo ritroverò in offerta, questo lo voglio ricomprare da tenere in casa perché mi è piaciuto veramente tanto. Poi altro prodottino che ho termino ma butto, che è praticamente nuovo, vedete qua dietro c'è scritto Angelica, è la crema cambio che avevo lasciato all'asilo. È là da più di un anno, me lo sono fatta dare indietro, me l'hanno data indietro, ormai è scaduta, e la butto. E questa è una crema con estratti biologici di avena e camomilla, burro di karité bio, ha un ossido di zinco. Volevo vedere una cosa sull'ossido di zinco, se era macronizza, no, questo non è. Praticamente questo fa una patinina bianca sulla pelle, che è appunto tipica dell'ossido dello zinc osside, però non mi piace particolarmente la consistenza, la trovo troppo liquida. A me piacciono le creme leggermente più pastose, non pastosissime, in quanto se la dovete dare in zone molto delicate del culetto, magari se è più pastosa rimane più lì, e una volta che si è asciugata siete a posto, invece questa rimane un pochino più liquidina, un pochino più leggerina, non è particolarmente secondo me attiva, è meglio di qualcosa di, preferisco qualcosa di più pesante. Ho una crema che vi metterò nei terminati del prossimo mese che mi è piaciuta molto di più. Comunque non è male neanche questa, se la dovete usare come preventiva, per prevenire, può andare bene. Lenitiva, dato immediato sollievo. L'ossido di zinco assicura una maggiore protezione della pelle del tuo bebè rispetto al pH fisiologico. Comunque è un prodotto certificato ICEA, quindi non è male. Peccato che mi tocca buttarlo via, che è praticamente nuova, ne ho usata, si vede proprio pochissimo. Poi, ultimi tre prodottini, questi sono molto interessanti. Allora, questa è della Domus Olea Toscana, è un campioncino che mi avevano dato come crema gambe Drenalift. Questa, se mi ricordo bene, mi dovrebbe essere arrivato questo campioncino forse o nel sito Ecoverde, sì, forse nel sito Ecoverde, non mi ricordo adesso di preciso. Comunque è una crema gambe drenante, defaticante, antiossidante, elasticizzante, gonfiore, senza di pesantezza, rugosità, da variazioni di volume, effetto fresco. Allora, l'effetto che ha mi piace, la sensazione di freschezza che ha, però io preferisco sinceramente dei drenanti che facciano meno odore da menta, che di non lasciare l'odore da menta quando me ne vado poi in giro o se sudo ritorna. O se c'è caldo, mi piace sentire quell'odore sulla pelle, preferisco una crema che non abbia questo tipo di odore. E ne ho trovata una veramente eccezionale che vi recensirò più avanti, quella della Bema mi è piaciuta tanto. Comunque questa qua, se vi interessa, tra i principi attivi c'è l'estratto di foglie di olivo, le bacche di goji, la vitamina A e C, escina, caffeina, edera, rusco, ipocastano, foglio di vite, mentolo, acidi della frutta, mela, limone, grano, betaina naturale, glicerina, sorbitolo, miele, collagene vegetale, olio di nocciolo di albicocca, olio di mandorlo, olio di girasole, burro di karité,
Praticamente dice che migliora il tono della pelle in presenza di tensioni idriche di capillari superficiali visibili e per dar sollievo alle gambe stanche, facendo l'eliminazione dei liquidi e dando una migliore sensazione di freschezza e di sollievo. Al momento ho trovato l'altro, adesso vedremo magari, perché dato che come inci è molto buono, perché certificati c'è anche questa, metterò una foto, perché quando mi voglio ricordare dei campioncini mi salvo. Ho nei preferiti la pagina di questo prodotto del cellulare, oppure ci faccio una foto, quindi quando avrò finito l'altra vediamo. Magari da fare solo nella parte bassa della gamba può essere anche interessante. Poi fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provata, perché è una crema tra l'altro che anche costicchia parecchio. Gli ultimi due prodottini, poi taglio perché ormai siamo superati i 10 minuti, sono questi due rossetti, chiamiamoli sì, rossetti liquidi. Allora, uno è della Deborah, è completamente finito, è il Velvet Velvet Matte Lipstick, rossetto liquido effetto matte, lunga tenuta. Questo ve l'ho recensito nel mio canale, quindi se volete saperne di più andate a vedere il video. E comunque il colore è molto bello, è lo 01 matte, sì, 01, è molto particolare, è un nudo un po' marroncino con una punta sì, con una punta di marrone, ma non fa effetto fondotinta assolutamente. Mi è piaciuto molto, lo riprenderò. È molto confortevole sulle labbra, non secca e mi è piaciuto, insomma, infatti l'ho già terminato. Un altro invece che butto, che è praticamente nuovo perché è inutilizzabile, è questo qui. Della Maybelline Super Stay Matte Ink, perché è diventato molto, ve l'avevo già fatto vedere in un altro video, vedete com'è pastoso e appiccicoso, non c'è proprio modo vedete, di utilizzarlo, è tutto granuloso, schifoso, cioè dai, non si può utilizzare una roba del genere, però il colore è molto bello anche di questo Lover, che era il loro. È stato, diciamo, il loro prodotto, il colore di punta. È praticamente qui sembra più un rosa, in realtà è un nudo con una punta di malva. Sì, è un rosa malva, un po' nudo, un po' boh. Non so neanche spiegare bene, comunque è un colore bellissimo. Se lo ritroverò, ritenterò magari la fortuna. Questo è super resistente, neanche dirlo, è come l'altro, è no transfer. E niente, più avanti se a caso lo riproverò. Al momento adesso sto per terminare quello della Lip Infinity Mi Max Factor. Ho visto una nuova colorazione che mi piace, quindi mi sa che a breve prenderò quella per sostituire questi due che ho terminato. Niente ragazze, questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, se siete nuovi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video. Lasciatemi un commentino qua sotto, che sapete mi fa sempre tanto piacere, insieme a un like. Condividete il video per aiutarmi a farmi crescere. Io vi mando un super bacio, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere in tutti questi commentini che cosa avete di questi programmi, di questi prodottini, che cosa avete provato, cosa vi è piaciuto. E se c'è qualche cosa in particolare che mi volete commentare e consigliare, scrivetelo qua sotto. Mi interesserebbe in particolare una crema molto leggera per il viso, ma certificata. Io vi mando un bacio, alla prossima, ciao a tutte!